Rieccoci in live per la settima parte di Ghost of Tsushima, di questa grande avventura o piccola avventura, questo grande comunque DLC, questo settimo episodio, insomma assolutamente la Director's Cut o comunque su PS5 veramente eccezionale. L'ho cominciato su PS4, ma non perdiamo tempo. 2-3 secondi e andiamo in sigla. Ed eccoci qui, benvenuti a tutti in questo capolavoro e torniamo su Ghost of Tsushima, ragazzi, scusate, Tsushima, proprio ho problemi ultimamente, dopo il Covid, non lo so ragazzi, sono ancora più rinco del solito. Comunque siamo su TikTok e siamo sulla piattaforma Viola. Ok, vediamo se ci siamo veramente, non si sa mai, io non mi fido. Ok, vediamo se sia tutto a posto. C'è un gatto che sta... chissà che sta a fare sto gatto. C'abbiamo Misha che è entrato dentro al gioco. Incredibile. Ok, sì, ci siamo. Ci siamo. Ciao Zenith. Diamo qualche secondo per magari vediamo se i nostri amici ci seguono come Zenith. Ok, io da parte mia tutto a posto. Quindi, come al solito, abbiamo lanciato i componenti dell'astronave qui. E siamo pronti a partire per questa avventura. Siamo vicini, bene. Hai selezionato? No, non stavo selezionando. Okay, non si vede l'acqua brillare alla luce del giorno. Meglio riposare fino a sera al campo di minato. Direzione è questa qui? Ok. Forse sta sopra, vediamo un attimo. Eccolo qua, credo, l'obiettivo. Un po' più a destra. Eccolo, là sopra, ok, grazie. Ma se ci andiamo col cavallo magari. Ci arrivo prima, che dici? Senza di te non ce l'avrei. Andiamo sopra! Un po' più sopra c'è un sentiero, bene. Facciamo questo riposino.
Ah no, esamina. Non sei solo a questo mondo. Il clan Adachi sarà sempre disponibile se avrai bisogno di una guida. Il clan Adachi è finito. Tentai di salvarmi. Si vede l'acqua brillare alla luce del giorno. Meglio riposare fino a sera al campo di Minato. Ah, finalmente la tenda. Mi sembrava strano che ci facevano dormire sopra i sassi. Okay. Salve. Ah, così, subito. È stato veloce come cosa. Go, come il nostro canale. Dai, trova l'acqua luccicante sulla costa nord occidentale, 250 metri. Ok, la direzione, portando sempre la direzione. Occhio a quelle dannate scimmie. Addirittura? C'è proprio le scimmie adesso contro? Eh no, che cavolo. Vabbè. Scendiamo di qua. Che succede? Sono bannato? Da TikTok? Che succede? Ci siamo ancora? No, ci siamo ancora, Vabbè, è saltata la chat, però vabbè, vi sto monitorando anche dal cellulare, quindi se qualcosa... Vi leggo dal cellulare? Tonino Gratteri è qui. No, sta funzionando, la chat sta funzionando, perfetto. Almeno la chat funziona. Ma penso anche il resto. Fatemi sapere se mi sentite e mi vedete bene. Un attimo, stiamo andando verso un'altra missione. Succede un macello. Ok, andiamo di qua. Sento rumore di scimmie, effettivamente. Quello ha detto attenzione alle scimmie. Ci attaccheranno le scimmie? Chissà, vabbè. Non so. Come penso che dobbiamo scendere, perché se dobbiamo trovare l'acqua luccicante, credo che qua sopra sia un po' difficile trovarla. Quindi presumo che sia giù. Ciao. Ah, ecco cosa mancava, ragazzi. Ciao Frenzy, Frenzy? Un po' che non ti vedo. Non ti sento, insomma, va bene. Immagino che avrei avuto da fare. Ma da qua si può scendere normalmente? Sì, bene. Senza morire male, che dite? Moriamo male adesso? No, ok. So se questo gioco ti piace, Frenzy, è un po' meno, come dire, tipo quell'ultimo che, insomma, ti è piaciuto, che era Ratchet & Clank Rift Apart, credo. Però della luce. Gioco un po' più adulto, la diciamo. La scuola faccina esausta. Immagino che non sia semplice. Segui Luccichio. Allora, Luccichio, ragazzi, non l'abbiamo visto. Allora dobbiamo nuotare a questo punto. Non è il massimo per un samurai nuotare qua nell'acqua con l'armatura, però. Però il nostro supereroe qua ce la fa. Comunque, Frenzy, avevo il secondo canale disponibile, che poi sarebbe in realtà il primo, cioè nel senso. Go Italia. Sei su TikTok? Sì, però va male la situazione. Cioè, io su TikTok, sul Go Italia Game,
Ti ricordi, eravamo 70, 80, 100, 150, 200 addirittura. Da quando sto facendo live su quell'altro canale, perché su Italia Game, Go Italia Game, ho subito quel ban assurdo, causa segnalazione ingiusta. Quindi, vabbè, diciamo, se sono messe un po' d'accordo un po' di persone, hanno segnalato. È la verità. Sì, no, ma va bene, va bene. Guarda, veramente non c'è problema, anzi preferisco, io comunque preferisco sempre il viola, per tanti motivi. Il canale è un po' più, però vabbè. Mi dispiace delle cose come sono andate, ecco. Però con l'Italia non si ferma, almeno sicuramente poi in futuro faremo le live meno, cioè purtroppo sono costretto a fare meno live perché al momento diciamo non c'è la parte, diciamo, attenzione che c'è il simpaticone, abbiamo un simpaticone, sta là sopra addirittura. Mamma mia, sta là sopra, macello, sta là sopra. Sta là sopra. Porca miseria, si è messo sopra tutto. Si è messo sopra tutto. Ha zombificato tutti, però dove sta? Dove sta? Un macello. Lo so che lo sciamano. Però il problema è che non ho capito dove sta. Credo che sia questo, non lo so. Vediamo un attimo. Ma è arrivata la parte difficile, lo sapevo. Attenzione. Lo sapevo che prima o poi è arrivata la parte difficile, ma ce la facciamo. Vai di combo come se non ci fosse un domani. Combo, tecniche, qualsiasi cosa, pur di... Che qua, ma c'è, attenzione. Un attimo, non ti posso leggere, abbi pazienza, però ti leggo fra un secondo. Ti leggo un secondo, fra un secondo ti leggo. Bene, bravo che ti sei distratto. Fai sempre così. Attenzione, questo non si è distratto però. Attenzione, vabbè però. Un attimo. Cioè, come no, domani. Ok. Ma non mi rompe le scatole. Stavo dicendo un'altra cosa, ma siamo su TikTok. Vabbè, vai. Vai. Bene. Dojo? Dojo Sword. Sta là sopra. Dojo sta là sopra. Carichiamo. E boom. Addio. Posto. Allora. No, sì, la carriera, cioè, sì, ho capito, cioè, lo so, mi hanno chiesto Fortnite, mi hanno chiesto, ho capito, allora, dai vostri feedback, ma che sono importantissimi, per carità, ho capito giochi che si portano adesso, ragazzi, io questo DLC non l'ho finito, l'avessi finito, come ho finito migliaia e migliaia di giochi, posso assicurare, insomma, date uno sguardo sul canale mio, insomma, del tubo YouTube, insomma se date uno sguardo, insomma, voglio dire, su TikTok non è possibile portare gameplay in un'ora, capite che è un po' difficile, non c'è, cioè, massimo TikTok, diciamo, video di 10 minuti, ma non porto video di 10 minuti, e quindi se date uno sguardo, capite, insomma, la mole di dati, la marea di dati, il casino di giochi che ho portato. E niente, quindi questo DLC non l'avevo finito e quindi l'ho portato, lo finiamo insieme live, poi devo continuare Horizon Forbidden West che sto finendo in live. Fatto questo, ho provato a convincere un collega streamer a portare insieme FIFA, il problema è che sono da solo, quindi però è in programma in realtà. È in programma e insomma, finito sto gioco penso che porterò magari FIFA a questo punto, perché me l'hanno chiesto in molti,
e porterò poi Horizon, Horizon, perché è lunghissimo, quindi magari ci facciamo un paio di live a settimana su FIFA, vediamo come va, perché ragazzi purtroppo io su FIFA non è stato fortissimo, però è, però sono, è che sono forte in tutti, però diciamo, ma cerco di cavarmi, non so. Quindi insomma penso di essere, di averti risposto, credo anche più, anche troppo, però insomma capisci che, perché molti mi dicono portafone, ho capito ragazzi, però cioè perché io nasco come youtuber, quindi su YouTube non trovate Fortnite. Sì, cioè, trovate, cioè, trovate tanta roba di Fortnite, cioè, lo trovate pure. Però, non, cioè, nelle live, insomma, nei video registrati di gameplay, difficile che, insomma, no? E ho portato la mia idea di YouTube, l'ho portata qui, però, in live. Quindi è un esperimento, non dico fallito, però, che molti non hanno capito. E vabbè, capisco che, insomma, è difficile, però... diciamo che io porto i giochi in live... come li portano quei youtuber. Il problema è che i youtuber poi fanno taglio e cuci, cioè si mettono cioè i fail che fanno li tagliano, li tolgono e sono gameplay perfetti. Io sto cercando di portare i gameplay perfetti live, che è una roba difficilissima ragazzi da fare, una roba insopportabile, lo so, ma perché ti complichi la vita? Vabbè, così, perché insomma la roba facile non mi stimola, la verità. E quindi la roba facile mi rompo le pelotas con la roba facile, e quindi però capisco pure le vostre esigenze, e quindi assolutamente cercherò di assecondare anche le vostre esigenze. Non vi sto dicendo nulla, però vi cercando di farvi capire, perché stavo un po' cercando un po' di lutto, un po' di cose però nascoste, ma ovviamente vediamo un attimo qua dentro. No, qua dentro c'è niente. Vabbè, direi che ce la possiamo andare. E discendere. Sì, ma ti faccio vedere che pure se porto FIFA non è che la roba aumenta, non è che faccio 70 views come su TikTok, però magari qualcuno mi entra più, però il problema è un altro, che non essendo forte cioè rischio veramente che i troll mi massacrano, e insomma non dico che fanno bene, però cioè io capite che, cioè, io mi rendo conto se faccio schifo a un gioco, non è che so. All'inizio per esempio la prima live che ho fatto su Ghost of Tsushima ci ha fatto un po' pena, non mi ricordavo neanche i comandi, figuratevi. Ho fatto veramente pena. Però vabbè, poi ho recuperato, perché il gioco comunque l'ho finito, se l'ho ricordato. E quindi sono DLC, lo stiamo portando avanti abbastanza più velocemente. Però magari lo porto un po' offline, vediamo come vado. Se mi rendo conto che faccio troppo schifo, lascio sta. Vi dico proprio come, cosa come sta. No, peccato. Come subito quel punto. Ecco, gli enigui sono un po' rompiscatole. Grazie Bergem, tornato Bergem. Però guarda Frezzi, ti ringrazio tantissimo, perché ma comunque l'avevo già capito che volevate FIFA. Quindi comunque al di là del mio spiegone, che non so se è giustamente, però insomma volevo essere sincero, insomma, e dirvi le cose come stanno. Si sono aperti due vie. Però in realtà vediamo un attimo, perché come regola ci dovrebbe essere qualche segreto o qualcosa, perché mi sembra strano che c'è sta parte e non, poi non serve a niente andarci.
Al momento siamo su, su TikTok, siamo 2, 3. Ragazzi, condividete la live se potete, insomma. Chi è rimasto, cioè, insomma, gli piace. Insomma, purtroppo, vabbè, su TikTok rimangono così per altri motivi a volte. Vabbè, non facciamo polemica stasera. Però io comunque, io voglio bene a tutti, voglio bene a tutti comunque, assolutamente, no? Vi sto dimostrando in questo momento che vi voglio bene, insomma, più di questo, insomma, io assolutamente, però non è un quel tipo di live là, non live gaming, questo sappiatelo. Però comunque, comunque vi abbraccio lo stesso, assolutamente, perché l'importante è volersi bene, ecco. Attenzione. Ah, questo, sì, qua mo c'è il solito, sì. Veloce, ok. Però non vedo, non vedo vessili, non vedo niente, quindi boh. Vediamo un po'. Vabbè, al limite ci torniamo, forse non si è ben ancora abilitata la cosa, l'enigma, che non vedo l'obiettivo, vedete? Nella mappa qua non vedo, su Baia Barriera ci dovrebbe essere qualcosa, perché lì abbiamo sbloccato le cose e nulla. Poi adesso vediamo un attimino lì, ce lo facciamo in acqua il gadgetto, e lo fa. Comunque i ponti là li abbiamo sbloccati, quindi se casomai al limite serviva una via di fuga, adesso ce l'abbiamo sbloccata, quindi non so cosa si aspetta. Quindi è probabile che magari, se non c'era lì, in quel punto lì che abbiamo fatto, se non c'era un enigma, è altamente probabile che fosse servita per qualche altro scopo. Vediamo se di qua ci fa andare, perché non è detto che si possa, non è detto che si possa. La sera, siccome sabato sera ho acceso il LED qua alle mie spalle, che è gigante, consumo un casino, sono 3000 lumen o 4000 lumen, non mi ricordo più, come gli FPS, ho un sacco di FPS, studio fatto da me, non so se vi piace. Anzi, non si, mi sa che non mi fa andare di qua, però magari scopriamo qualche segreto, No, però di qua, ok, vabbè. Andiamo di fare il giro, vediamo che succede di qua. Peccato che non ci sono le barche, o se ci sono, non lo so dove stanno. No, però di qua mi sa che non c'è proprio nulla, non c'è proprio nulla di qua, attenzione. Non c'è sta nulla. Ah no. Vediamo se moriamo male. Comunque, Frenzy, sì, è fatto di FIFA assolutamente. Certo che ti chiamo, cioè ti chiamo in che senso? Cioè ti mando il PVT sul viola, sì, che vuoi. Non è un problema. Però non devi calcolare che poi magari non ti arriva la notifica. Magari sarebbe meglio su Discord, secondo me.
però. Dato che è entrato e uscito, penso. No, penso che è andato via. Comunque su TikTok la live la interrompo perché, cioè, io ci ho provato questa sera e non mi entra nessuno. Cioè, io sul Go Italia Game mi entravano 20-30 persone a botta. No, penso che fa 10 minuti massimo, 20 minuti interrompo la live su TikTok. E contiamo solo sul viola, va bene così. Spammi pure corrente, ragazzi, cioè, abbiate pazienza. Fatto la finta! Vai! Non ci siamo fatti fregare stavolta. No, però mo sì, porca miseria. Vabbè, ci abbiamo lo sciamano, porca miseria. Dove sta lo sciamano? Peccato, potevamo fare un perfect. Alla precedente abbiamo fatto 7-8 perfect di fila. Peccato, peccato, peccato. Dove sta lo sciamano? Non lo vedo. Un altro. E vabbè, ok. Non puoi fidarti di te stesso. Che cavolo? Ma sei glitchato? Avete visto? Vabbè. Cosa abbiamo qui? Ah, gatti? Sì, poveretti, perché stanno... Cioè, non si fa. Non ce l'ho un gatto, ragazzi, miscia. Anzi, Frenzy a questo punto. Qua siamo 4? Ah, scrivetemi se siamo 4. Vabbè, sono timidi, sono timidi. Diciamo comunque di cacchiate, poi ecco. Poi interrotta la... Buonasera, abbiamo Mazinga. Abbiamo Mazinga. Guarda Mazinga, ti consiglio di passare su Viola, che fra poco interrompo la live su TikTok, perché non entra nessuno. E sinceramente, la streamare con due PC di questi periodi costa, sinceramente no. Non me ne vogliate, io nel mio canale vi dico le cose come stanno, né bene né male. Quindi fidatevi che le live ci saranno sempre, però ovviamente... Nel momento che non ho potuto diventare un lavoro, non per colpa mia, ovviamente sarà un nome di meno. Quindi... Non dovrei suonare la canzone di prima. Beh, è questione di tempi, non è questione di cattiva volontà. Qua c'è. Si abilita questa modalità molto faiga. Vedete? Un attimo, scusate. In stile giapponese, stile gioco, diciamo, secondario, com'è. Se svisatine carine. Con la... Attenzione, non sbagliamo. Che poi in effetti segue un po' anche il pentagramma, insomma, per chi ha studiato un po' di musica, io no. Per dire, però segue un po', non credo, Non vorrei dire cose che... Inesattezze. Quindi Mazinga, vienimi a trovare su Viola, perché fra poco la live su TikTok la chiudo. Che troppe poche persone, sinceramente. Mi stava insegnando a prendere il tema, poi le caddero le tazze in terra. E poi prendemmo di nuovo il tè, senza tazze. Diceva che conoscere le regole non basta. È un'app, si scarica facilmente. Aggiungendole, se ne capisce l'importanza. Ok, quindi il tuo monitor della caccia di Nekoma è stato migliorato. Crezziamo al gatto? Se qualcuno di voi l'altra volta mi disse che crezza il gatto nel gioco. Non mi ricordo se era proprio... Pensi? Bene, 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 bene. Mi fa piacere che su Viola ci siamo. Perché non ho views, nonostante ho parlato praticamente la qualsiasi. Non ho views, ma il problema non sono solo io. Un sacco di streamer stanno abbandonando. Io non abbandono, ragazzi, perché comunque faccio comunque l'informatico. Quindi comunque non è che la mattina vado a fare il muratore o la mattina... Io comunque rimango qua a casa. Quindi cioè, capite che per me streamare è una cosa normale. Cioè sto a casa, c'è il lavoro, computer.
posso fare la live in qualsiasi momento, non è questo il discorso. Quindi non vado a fare idraulico, muratore o lavoro in un, cioè sì, in ufficio, poi vediamo pure quello, perché mi sono rotto le scatole, perché insomma mi hanno messo l'ufficio a un sacco di chilometri di distanza. Ma poi fondamentalmente c'ho due linee internet, c'ho la linea Fastweb, la linea Vodafone, quindi c'è assolutamente fatto i lavori allo studio, c'ho tre postazioni, ragazzi, c'è lo studio di GoItalia, per questo la chiamo l'astronave, perché è un'astronave letteralmente, c'ho tanta di quella roba qua dentro che voi non avete idea, ma lo faccio per lavoro, non è che lo dico perché c'ho la roba, non è che ovviamente faccio sta roba da 30 anni e a un certo punto mi sono organizzato, perché non mi piaceva come stavo lo studio prima, infatti prima streamavo col green screen, perché cioè, dietro c'era il caos, praticamente c'era dietro di me c'era il caos, e quindi non va bene, non andava bene né dentro di me né dentro lo studio, il caos andava bene. Dobbiamo scendere, mi sa, ma non ho capito dove cacchio, quindi un attimo solo, cerchiamo di capire la direction, la one direction, la direction è. Poi un'altra cosa che probabilmente farò, streamerò in inglese. La bambina, insomma, c'ho comunque una figlia, sta streamando, sta facendo brevi live su cosa. Ma qua moriamo, se ci buttiamo qua così, moriamo? Ragazzi, moriamo? Secondo me sì. No, quasi, però, porca miseria, colpa mia, vabbè. Quasi, vabbè, siamo quasi morti. Che poi non, è, cioè, non ci sta sta cosa che uno muore, perché cioè, questo è una specie di insomma di Rambo, è un saltino, è, vabbè. Oh. Aloy fa dei salti, no? Poi dopo se volete continuiamo con Aloy. Che sto del sì sta per finire, lo dico. E quindi niente, così. Però sono contento di fatto lo studio, ho comprato l'attrezzatura nuova, ho preso la Sony finalmente, che non ho anni che la volevo prendere, due anni, volevo prendere la Sony, ho preso la Sony Alpha, ho preso la Sony ZV-1, però ci ho messo un grand'angolo e ci ho messo un passaggio, attenzione, bloccato. E non vedo, se ho capito, accendo il braciere forse trovo un modo per passare. Ok, accendiamo il braciere, attenzione, no, però freccia pesante, freccia esplosiva. Un attimo, come lo accendo il braccio? Cioè, un attimo, non c'ho le frecce infuocate? Ma adesso, se faccio così, sì, un attimo però. No, mi sa che la freccia esplosiva non l'accendo, lo sapevo. La freccia infuocata? Un attimo che c'ho. Con l'Italia abbiamo un problema. Houston, abbiamo un problema. No, ho capito, il cavallo non mi serve. Allora. E queste qua. E non. Non ah, freccia esplosiva. Freccia pesante. Vabbè, perché l'arco lungo, grazie ragazzi. Vedete quando uno. Vabbè, l'età. Questa è l'età, vedete? Questa è l'età. Questa è boomeraggine. Vabbè, ci sta. Perché. L'arco lungo. Ovviamente l'arco lungo non c'era l'abilità della. Va bene. No, in realtà non è boomerang, perché se mi girano tantissimo, però mi diverto lo stesso, però vi devo dire la verità che Mazinga mi ha seguito, Frenzy mi ha seguito, e poi Erbo non so se mi seguirà, comunque diciamo sono contento, ripeto, che ho fatto lo studio, ho comprato attrezzatura professionale, ho aumentato la qualità dei video, delle live, insomma sono assolutamente contento, ho ripreso la PS5, perché comunque alla fine sono un consolaro, non lo dico proprio tranquillo, anche nonostante c'è una freccia infuocata. Nonostante c'è una quanto buonanotte, ma la 480, ciaone, nonostante c'è una 3080 e la 480 la prenderò, ma se ne parlerà perché al momento ok, e quindi ovvio che il PC, insomma, è il mio lavoro, però PS5, tanta roba, non si bloccano i giochi, insomma, cioè, su PC non avete idea che casino. A volte Steam che si blocca, aggiornamenti che non si capisce. Però su PC potete fare anche tante altre cose, tipo modding, eccetera, eccetera. Che su PS5, quindi dice, qual è meglio, la PlayStation o il PC? No, non c'è meglio. Allora, dal punto di vista dei soldi, cioè, costa meno con 500 euro...
non ci fate nessun PC. Ve lo posso dire. Cioè, ci giocate a Fortnite al limite con 500 euro con un PC. E basta. Col PS5 ci stiamo giocando un capolavoro. Quindi, che oggettivamente è fatto bene. Dove cacchio? Il braciere l'abbiamo acceso. Mo che vuoi? Anzi, non si vede niente. Ok, di qua forse si vede così un po' meglio. Si vede una mazza. Ok, grazie. Vabbè, proseguiamo così. Dal rumore non è... secondo me sta succedendo qualcosa di brutto, secondo me. Dal rumore... No, la 4... Ragazzi, la 480 è una roba... Cioè, Frenzy, mamma mia. Cioè... Sì, sì, non siete tipo... Ah, Frenzy, ti faccio fare da moderatore, veramente, non sto scherzando. Nonostante ero totale, hai capito come funziona? Sì, 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 infatti. Scrivete tutti, non siete timidi. Sì, lo dico sempre io. Grazie, Frenzy. Ma dove sono? In che senso? Nella vita dove sono? L'indirizzo così mi viene a trovare? In che senso dove sono? La 480, Frenzy, cioè Mazinga, scusami. 480 che devo uscire. Allora, vuoi sapere la cosa? TikTok non ti offendere, no? Perché sta TikTok, il PC con dove sta streamando TikTok. Quindi mi rivolgo a TikTok, anche se poi alla fine la telecamera sta qua. TikTok non ti offendere, però cioè è un po' una merda la situazione delle schede video. Cioè la parolaccia. Perché la 480 c'è, cioè la versione a 12 giga, che però è depotenziata. Quindi costerà un prezzo più umano, tipo, non lo so, 1200, 1300, quanto due console. Però il problema è un altro, che se voi dite vabbè, mi prendo la 480 che costa meno, mi tolgo un rene, no, diciamo così, si scherza, TikTok non t'offende. Però che succede? No, adesso ve lo metto tutto a schermo, che è una cosa seria, cioè, lo sto dicendo un po' cazzeggiando, ma è vero. Cioè, voi vi trovate, no, a spendere un sacco di soldi, immaginate, no, dico cacchio, prendo la 480, vabbè, mi faccio un mutuo, per dire, mi faccio spesso spendere un sacco di soldi, prendo la 480, prendo la scheda definitiva. Problema un altro, che se prendete la versione 12 giga, quella che costa di meno, non c'ha lo stesso processore, e insomma non c'ha le stesse CUDA core, che sarebbero insomma l'unità di potenza, diciamo, della, cioè quanto è potente la scheda video, e lo prendete, si può dire su TikTok, non si può dire, lo prendete nel C, ok, pieno, perché in realtà poi scoprite che la versione a 16 giga è più, cioè molto, abbastanza più potente, e quindi in realtà strategia di marketing, perché la 480 12 giga si doveva chiamare 470, invece l'hanno chiamata 480. E quindi, ragazzi, vabbè. Io lo so, ragazzi, perché io ho seguito, mi hanno bannato adesso su TikTok, vedo il ban che sta arrivando, lo vedo, sento, vabbè, in realtà. Allora, in realtà seguo anche altri colleghi streamer, per i Prodigy, perché insomma, vabbè, Tom Sadler, c'è il nostro, uno si chiama come me, Davide, e l'altro si chiama Lorenzo, quindi Lorenzo che è di Tom Sadler, sono assolutamente preparati, anche io, per carità, però loro insomma seguono molto di più l'hardware, e quindi poi uno lavora al campo dell'elettronica, io non lavoro nel campo dell'elettronica, sono un tecnico informatico, per cui insomma, e quindi sono competenti, e vi dico che comunque alla fine purtroppo la situazione è un po' una merdolina, e ci buttiamo. Quindi finito un attimo l'approfondimento, diciamo, culturale, non so come lo vogliamo chiamare. Grazie del mi piace. Se mi piace. Grazie, io se non vedo almeno sette persone su TikTok, la live la interrompo, ve lo dico. Io adesso sto facendo questa cosa perché purtroppo... Non me ne vogliate. Quindi mi autobanno, ecco ragazzi, mi autobanno. C'è bisogno che mi bannate voi, mi autobanno.
Vabbè, scimmie, ragazzi, sono un po' arrabbiate. Cioè, ragazzi, è un attimo inquietante qua la situazione, perché siamo al buio, ci stanno le scimmie. Ragazzi, non so che fare. No, sono un attimo. Cioè, non le voglio uccidere, perché io amo gli animali, però cioè, non lo so. Ragazzi, credo che fra poco succederà qualcosa. Ma che cosa? Allora, questi sono. Fatto, forse. Vabbè. No, ok. No, l'avevo capito. Sud. Io sono nato Udine. Nato Udine, vissuto a Udine. Ho lavorato a Milano. Un anno, più di un anno a Milano. Lo posso anche dire, dove è Faster. Quella sì. E poi ho lavorato a Firenze. E adesso sto praticamente nel paese paese nel senso dal punto di vista della regione dei miei genitori, perché poi all'epoca così feci questa scelta di familiare, insomma, tornai, vabbè, però me ne sono un po' pentito, ecco, sono tornato in Campania per una questione lavorativa e insomma per il resto, insomma, per carità, niente da dire, qualcuno si arrabbia qua che magari pensa una cosa o un'altra. Però, diciamo, ragazzi, veramente imbarazzante sta parte, perché è tutto buio. Cercando di capire. Guarda. No, questo che dice qua? Inventario primo? Perché? Vabbè. C'è qualcosa lì però, attenzione. No. Se qualcuno ha fatto questa parte, mi dica che devo fare, perché sono un attimo che non capisco. Beh. E un attimo. Qua c'è del loot. Bene. Molto bene. Vabbè, vediamo un po' nella info descrittiva, a questo punto. Facciamo un recap del diario. No, l'armatura Sarugami del terribile predone Riku Mano Nera non era mai stata ritrovata. Un membro della sua ciurma mi ha detto che l'ammutinamento ha avuto luogo nel punto in cui l'acqua brillava sulla costa nord orientale. E ci siamo. Dell'isola di Iki, dove siamo. Ok, non siamo a Tsushima, ma siamo a Iki. Se aspetto fino al crepuscolo e trovo quel bagnore, potrei seguirlo fino all'armatura. Quindi dobbiamo andare a questa armatura. Quindi è tosta, perché... Giustamente, non è che ci regalano le cose qua in sto gioco. Sto gioco non è Elden Ring, ma non ci regala assolutamente nulla. Se deve faticare. Allora, scendere sott'acqua non si può. Quindi è inutile che fosse mi sono buttato, probabilmente. Mazinga, tu invece dove sei? Posso sapere? Possibile? Ecco, era meglio che non accendevo la luce. Era meglio che non accendevo la luce. Vabbè, capita. Accendiamo il braciere, si può accendere, ragazzi. Grazie. Okay. Accendiamo anche questo braciere, accendiamo tutti i braciere, ce l'abbiamo le frecce? Non molte, però, a dire la verità. Da qua siamo venuti, almeno io ricordo che siamo venuti da qua, però... Ma mi è sfuggito qualcosa? No? Ok, ragazzi, me l'aveva detto che gli enigmi del DLC sono toste. Sono toste.
Comunque, vabbè. Comunque stanno, se vedi sul tubo, vai sul tubo, ci sono un sacco di unboxing. Diciamo, purtroppo per me, chi ha molte views, gliele regalano. Cioè, gliele regalo addirittura, no, vabbè, diciamo, gliele danno, diciamo, in comodato d'uso. Ecco, insomma, o per i testing, o comunque alla fine, insomma, le ricevono, non tutti. Però devi essere, insomma, ma è che faccio sta cosa per avere le schede grafiche gratis, giusto perché basterebbe anche qualche gioco, invece me li devo comprare tutti, quindi lì insomma sarebbe bello, ecco, sarebbe bello almeno avere qualche gioco da provare, per riportare tutti quanti in live. Però un momento. Comunque ho preso lo Scorn, che se voglio dire. Mi sono dimenticato la cosa importante, che ho preso Scorn, che deve uscire, insomma, penso fra qualche giorno. Non lo so, spero, perché non è detto, magari lo ritardano. E ce lo vediamo tutti quanti nel... No, non si dice. Però, se, diciamo, sarà confermato, quindi io comunque l'ho già comprato in pre-order. C'è una scritta. L'ho già preso in pre-order. Allora, qui c'è un tesoro, ma non riesco a trovare l'uscita. Non con quella caviglia malandata. Mi sembra di essere qui con scimmie da giorni. Mi seguono in continuazione e mi spiano nel buio. Abbiamo notato, è molto inquietante. Non avrei mai dovuto dare ascolto ai racconti di Kashira. Immagino che si pronunci così. Assolutamente, assolutamente. Quindi, ecco, fra le tante cose che vi ho detto, ecco, vi do anche le buone notizie. Quindi Scorn, quindi lo porteremo al day one. Un gioco particolare. Ovviamente non troverete al momento nessun mio gameplay, perché non mi danno manco la demo, ovviamente, perché faccio pochi visti. Però potendo, ci avrei fatto il gameplay della demo. Però l'ho comprato, insomma, sono contentissimo, perché era uno dei giochi che stavo aspettando tanto tempo. Accendiamo la freccia, perché non ci serve da niente. Le scimmie hanno fatto piazza pulita, vedo qua. C'è un attimo una situazione un po' così. Ma Zinga, dopo che ha saputo di che zona ero d'Italia, cioè, si è disiscritto, mi ha un followato. Vabbè, ci dispiace, ma in realtà che ci posso fare, ragazzi? A parte che mi consiglio del mondo, assolutamente. E vi ripeto, se purtroppo non avrò views in italiano, nonostante il progetto Go Italia è nato proprio per fare streaming italiane, però con la qualità che hanno in America, insomma, penso un po' dallo studio si è capito, credo, spero. Però purtroppo il progetto Go Italia non è andato come io speravo. E quindi, però continuo a streamare, finché vivrò continuo a streamare, non è questo ve lo posso assicurare, però è probabile che con un altro nome, sempre su Go, perché Go sarebbe Game Over, io in realtà ero Insert Coin Game Over, però gli italiani non mi trovavano, capisco, perché è un po' casino scriverlo, amici eccetera, non mi trovavano, e quindi io da Insert Coin Game Over sono diventato GO, sempre Game Over, no? Game Over, Insert Coin Game Over, e nulla, e poi ci ho unito Italia, perché è un canale italiano, questa è la storia. Non so se qualcuno c'è ancora, mi sa che sto parlando da solo. Se qualcuno c'è, mi lanci qualche componente per l'astronave, ragazzi, cioè, sto facendo giro, ma non so che cacchio devo fare, porca miseria. Vabbè, io non voglio uccidere. Cioè, che devo fare qua dentro? Fatemi capire. Vabbè, accendiamo il braciere. Le scimmie sono molto contente del fuoco. Il terzo. Bene.
Vabbè, penso dobbiamo scendere, non c'è niente qua. Cerco di capire se c'è un'insenatura, qualcosa, qualcosa a cui aggrapparsi, non vedo nulla. Cosa da rompere, un pulsante segreto, che cacchio. Ma non vedo assolutamente nulla. Ah, ma vedi? Ma è col buio, vabbè. O no? Un po'. vedi che mi devo inventare per farti scrivere. Non lo so io. Ma ci potevo anche stare, è successo. Succede, magari ho pensato che merda, che ne so. Per questo io cerco di non. Cioè, in realtà non mi piace il calcio. Però se dici magari che tifi, non so, una squadra. È giusto che ti segue e ti fa un'altra squadra, diciamo vaffanculo, capito? Cioè, scusate la parolaccia, TikTok. Scusami, ti voglio bene, TikTok che sta di là alla mia destra. Capito? Per questo. Specialmente poi se hai pochi iscritti. Ne perdi due. Ce n'hai 1 milione, perdi due, cioè, chi se ne frega. Quindi poi spero un giorno di poter cacciare tutta, insomma, il mio savoir faire. Cosa che in questo momento non posso fare, non vi posso far divertire come vorrei perché siamo su TikTok. E TikTok balla come se non ci fosse un domani. Sono molto simpatici. Ma mi sono autobannato comunque in realtà, perché vi ripeto. Cioè, non è che mi sono autobannato, è che cioè, essendoci. Veramente il vento gelido. Un tesoro accumulato. Ci saranno voluti anni. È vento gelido questo momento su TikTok. Sento soffiare il vento. So I will stream in English. I don't know why. I don't know when. No, lo so perché. In realtà lo so perché. Ma che devo fare? Che devo fare? Comunque, molti stream italiani si sono trasferiti proprio in inglese. In Inghilterra. Che poi, se anche hai la fortuna di guadagnare, questo ve lo dico, ragazzi, vi dico tante cose. Magari vi dirò sempre tante cose che gli altri stream non vi diranno. Perché poi, giustamente, si pestano le merde. A me non mi frega niente di pestare le merde. Perché comunque saprò fare. Cioè, so fare tanti mestieri. Sempre da un po' informatico, faccio grafica, faccio assistenza tecnica, faccio PC building, quindi capite che cioè, non è che me ne frega niente di fare solo sta roba. Io lo faccio perché mi piace, per passione, è normale, che è una passione che condivido con voi, però non è che cioè, mi devo preoccupare, no, lo sponsor si offende, le cose, allora non posso parlare, no, a maggior ragione parlo sempre. E quindi comunque molti streamer se ne sono andati in Inghilterra perché pagano molte meno tasse. Quindi in Scozia. Porca miseria, sono lampass, ragazzi. Comunque. Si vede poco. Però forse ci siamo, non lo so, O forse no. Sì, ci siamo, ragazzi. Ti ho visto nei miei sogni. Mostrati. Un altro cacciatore che brama la mia armatura. E il potere del Sarugami. Riku, ma non era. Non sei morto. No, sono rinato nell'oscurità. Va bene, Mazinga, che ti devo dire? Moriamo male. Poi lo spieghi tu sul tubo perché non sono riuscito a fare gameplay. Sei cieco. Non lottiamo alla pari. È proprio vero. Porca miseria! Un attimo che devo cambiare modalità perché qua andiamo su spadaccino. No, in realtà non è spadaccino, è forma della pietra, vabbè. Vabbè, era giusto per.
E non userò l'arco. No, comunque non userò l'arco, non vi preoccupate. Anche perché non mi sembra giusto, non ci vede manco. Cioè, sarebbe un po' ingiustizia. Non lo so. Non so se moriremo male, però. Penso di no, spero di no. Ah, bravo! Te la cava con la spada questo, eh sì. Andiamo sul classico? Se volete mi... Come lo farebbe, non so, lo farebbe un grande streamer? Volete che faccia così? Eh? Oppure volete che lo faccio in stile Go Italia? Come volete? Io lo faccio in stile Go Italia, ragazzi. Non rivedrai la luce del sole. Guarda, le minaccine me le hanno fatte anche nella vita reale, non sono mai riuscito, quindi sono le minaccine con me. Caro Riku, Riku mano nera, non funzionano le minaccine con me? Attenzione, però mi sa che dobbiamo andare di Perry qua. Attenzione, abbiamo casseggiato, adesso andiamo sul serio. Sì. Attenzione, attenzione, ok, vai, vai, vai. Attenzione. Bellissimo, attenzione. Ragazzi, ho lasciato lo scontro finale per sabato sera. Ve lo dico proprio. Ve lo dico. La mia famiglia ha fame. Però. Porca miseria, ragazzi. Mamma mia, siamo. Sì, è tosto, lo sapevo. Scusate. Lo so, però. Dai pazienza. Certo punto. Armatura Sarugami intrisa del potere di un terribile, temibile spirito, anzi lo dico a bassa voce, intrisa del potere di un terribile spirito scimmia che spinge chi la indossa a correre rischi e pericoli. E ci siamo. Bella sta traccia, ragazzi, faccio ascoltare sta traccia, ascoltate sta traccia. Lo so, vi è esploso il cellulare, ho fatto lo scherzetto, vabbè. Scusate. Vabbè, scusami, tu mi dici dove usare l'arco e ti metto la musica a palla, qual è il problema? La strada la comando io qua, Allora. È ora di andarsene da qui. Mi scherzi, ragazzi, non mi fate bannare. No, vabbè, io dico, cioè io sto dicendo questa cosa come un tormentone, perché è una cosa che è successa veramente ed è assolutamente ridicola. Chi mi ha bannato dovrebbe vergognarsi di avermi segnalato la chat e la chat la live su TikTok e di essersi organizzato, perché non basta solo una persona, ce ne vogliono almeno due, tre, quattro, quindi si sono organizzati. Quindi è assolutamente una cosa vergognosa che la sente il bullismo e che non puoi manco denunciare, perché che denunci, che è tutto anonimo, capito? Quindi è una cosa assolutamente vergognosa. Io ho fatto tre live, tutte e tre live, eravamo 70-150 di noi, ma in cui ci stava pure Frenzy. C'era pure Frenzy. Frenzy, dillo, quanti eravamo nella live su Spider-Man? Nelle varie live su Spider-Man, quanti eravamo? Dillo, Frenzy, dai. Non essere timida, Frenzy, non essere timida. Mi è uscito da qua dentro, che è tutto un casino. Ma non c'era, no, di qua. Tanti quanti, scrivilo per piacere. Usa anche la funzione parla con Game Over. 10-15. Ma che sei di? Frenzy, eravamo 150, 200, stavamo su Spider-Man, ci stavi pure tu. Stavamo picco di 200, media di 70, una roba che... Insomma, era un piccolo canale con... Insomma, era l'inizio dell'avventura.
ha dato fastidio a qualcuno, a qualche collega stream ha dato fastidio con Italia Game e sono stato bannato. Non era 14-15, purtroppo non ve lo posso dimostrare perché non c'è il record. L'armatura vi sta prendendo, 14-15. Non eravamo 14-15. Sembrate proprio il vecchio Riku. Kashira, perché non sei al rifugio di Fune a raccontare storie di fantasmi? Passatemi l'armatura e fate in fretta. Devo pisciare. La conservavo per il cadavere di Riku. Riku è tuo. L'armatura è mia. Maledetto samurai. Orca miseria. Ma questo è... attenzione. Ma qua dobbiamo andare un attimo. No, aspetta un attimo. Un attimo. No, abbiamo le basi. Ok. No. No, che fai? Un attimo un po' più rinco, eh. Un attimo. Meno P, quindi fa un po' più fatica nei scontri. Si vede anche dalla armatura. Però nel rolling qua, nella schivata con rotolamento, è bravo, insomma, è veloce. Anzi, qua è un'orda praticamente, è un'orda? È un'orda zombie? No, questo con due lame mi sa che questo è tosto, mi sa, porca miseria. Sì, lo sapevo. Però un attimo. Ah no. Vabbè, mi aspettavo meglio da quello. Ah, ma posso anche. Vabbè, allora scusate, ditelo. Un attimo. Un attimo che sto cercando di fail di continuazione, che si avvicina in maniera un po' irruenta come minimo. Ma ragazzi, c'è un problema, con l'arco, mi sembra che c'è un problema con l'arco. Ma forse non c'è un problema con l'arco. Così, un po' di barbecue. Bastardo! Ma scusa, bastardo, ma non lo so. Ma voi siete tutti contro uno e io sono il bastardo. Ah, bello sta cosa. Cioè, tutti contro uno e il bastardo sono io. Bene. È una cosa che proprio fa piacerissimo. Vabbè, adesso ti paro e vaffanculo. Vai, vieni. Vabbè, vieni. Io le puttine. Ma perché fa questo doppio cazzo di... che non lo para. Vai, vieni di nuovo. Ok. Vabbè, sai che ti dico? Che cambio stile, così vediamo che cacchio fai. Vabbè. Vediamo che fai, vediamo. Ma che è questo? Si è preso un'energia di troppo? Lo stiamo sfinendo almeno un po'. Vabbè ragazzi, scusate, mi sono rotto le pelotas, quindi lo uccido. Vedete, presente. Che a un certo punto se l'ha fatta una certa. Va bene. Era l'ultimo. Il Sarugami risiede ancora nell'armatura.
dono e maledizione. Ah, grazie, grazie, grazie Mazinga. Grazie Mazinga. Però non l'ho usato contro il boss. Insomma, insomma, non so se magari non ce lo faceva usare. Però non l'ho usato, visto, se sono stato corretto. E se bevo, sto bevendo semplicemente una cosa, eh. Niente, non facciamo pubblicità, non si sa mai. Ragazzi, interrompo la live su TikTok, cioè, non ha assolutamente senso sta roba così. Quindi non me ne vogliate chi si è collegato. Però ringrazio l'unico che mi ha scritto. Cioè, in realtà Mazinga sta qua, quindi penso che... No? Quindi Mazinga, insomma, sta sul viola. C'era Erebo. No, in realtà lo leggo pure di là, perché so... Se, vedete, vabbè. Cioè, c'è Erebo, insomma, che mi ha scritto perché non è diventato un lavoro. Io ho disposto, ma poi non gli è piaciuta la risposta. Comunque, grazie, di TikTok, quasi continua. Siamo da un'ora e 06, quindi assolutamente compatibile con gli orari della viola. Sì, adesso non magari... un attimo. Vengo su. Ci sono, spendo semplicemente il PC. Vabbè, abbiamo andato a far culo TikTok, eh? Possiamo essere liberi adesso dagli impedimenti dell'algoritmo, Mirko, dell'algoritmo, senza ritmo. Vabbè, ragazzi, cioè, così. Comunque, vabbè, faccio un po' di pubblicità su TikTok ogni tanto, però, vi ripeto, purtroppo. Vabbè, ma la pubblicità in realtà me la potete fare voi. Ragazzi, cioè, non posso pagarvi anche da contratto, certo non è prevista sta roba che mi pago i miei follower per farmi pubblicità, però, voi potete farmi pubblicità in qualche modo. Se vi piace il mio canale, ovviamente. Non è che... Attenzione, questo non sale, che c'ha l'osteoporosi, che è successo? Dai, vai. Vai, cazzo. Mi offendete se mi hai ripetto l'armatura di prima? Vaffanculo. Vi spiace? Beh, che sono gli amuleti, però. Rimettiamo, non è questo il discorso, eh? Non è che... Cioè, ce l'abbiamo. Sì, porando per fa prima, non me ne vogliate. Allora, sicuramente secondo me è da migliorare, credo, La logica mi impone che sta roba è da migliorare. Però, non so se siamo obbligati. Non so se siamo obbligati a... quindi visualizza i potenziamenti. Quindi dobbiamo migliorarlo verso l'armaiola. Quindi assolutamente, abbiate pazienza, lo miglioreremo. Vedremo se vale la pena. Anche se il gioco, la DLC volge al termine. Se ci siete, battete qualcosa. Lanciatemi qualcosa. Ok, un pomodoro marcio, qualcosa. Allora, vediamo un attimo. Ecco, bella armatura. Vi piace questa armatura? Vi piace questa armatura? Con chiappe di fuori, molto bello. Ci dissociamo comunque da sta roba. Non è che oggettivamente stavo con le chiappe da fuori, cioè, più o meno. Allora, non è che. Ok, torniamo verso l'armatura mia preferita, più o meno. Che è quella che secondo me è più cazzuta. Secondo me, ditemi voi. Abbiamo un luogo segreto qua, luogo non ancora scoperto. Ah, ecco i potenziamenti. Vabbè, andiamo qua, dai. No, qua subito. Vascello bello. Ti avverto, non ti... Tieni gli amici vicini e l'armatura in ordine. Grazie. La mia opera migliore. Basta, non possiamo fare... Ok.
Ottima scelta. Ecco, però il problema è un altro, ragazzi, perché io questo casco con la scimmia sopra, io non mi rifiuto. Però se non fosse per la scimmia, è bella così. Sì. Però vediamo, allora, la parata regolare è disattivata. Mm-hmm. La parata perfetta diventa una catena di tre attacchi, mentre la schivata perfetta diventa un attacco con cieca nemici. Ogni volta che recuperi di determinazione, il valore aumenta enormemente. Incremento del valore dell'intervallo di parata perfetta e di schivata. Vabbè. Mazinga, però quello non è un pomodoro, quello è un pallone da football, quindi che il che ci sta, like, assolutamente. Mi sembra, non mi sembra un pomodoro comunque. Clienti ritornano. Ma che senso ritornano? Cioè, che senso tutti i suoi clienti? Che tipo di clienti innanzitutto ritornano? Vedete, se per esempio sta battuta su TikTok non si può fare. Che, poi, vedete quanto è una merda TikTok? Ragazzi, ragazzi, lo so, voi andate su TikTok, per carità, vi voglio bene. Però su TikTok Italia, perché il problema è TikTok, io per esempio sto dicendo questa cosa, no? Molti colleghi streamer mi dicono: no, non si dicono le parolacce su Twitch, non si devono dire, se no ti ba. Ragazzi, non mi hanno ancora bannato su quella qua, come mai? Non c'ho copyright strike, non ci ho avuto mai un problema con Twitch. Ok, mo stasera non c'ho la maglietta Twitch, c'ho la maglietta. No, per dire, ma di solito c'ho la maglietta Twitch, perché io, insomma, adoro Twitch. Problema che vabbè. Ci sono altri problemi su Twitch. Ma sicuramente quelli di espressione di parola non ci sono. Poi se uno è pazzo da dire roba, no, che proprio non sta in cielo né in terra, dico un altro discorso. Però se il cazzeggio su Twitch è come state vedendo, è consentito e va bene, perché serve per intrattenervi. E mi trattengo pure io, perché se mi diverto io, forse vi divertite pure voi. Questo è il concetto, no? Ragazzi, non ce la faccio. Mi sembra la super Goku. Mi sembra di essere Goku, però con la scimmia in testa. E quindi, siccome cioè, no, adoravo Goku, assolutamente. Però i primi, no? Ok, però no, anche no. Quindi andiamo di nuovo sull'armatura. La musica si è bloccata. Non si è capito che è successo. Ma non c'è, solo che basso volume. Vabbè, ma sta bene così. Andiamo sul completo e torniamo al nostro all'armatura del comandante mongolo. Ok. Ecco, mongolo, un po' come noi, siamo un po'. No, non si dice. No, questo non si. Questo non si dice, assolutamente. No, ma si scherza. C'era scritto mongolo, io dico. Non l'abbiamo detto, quindi nessuno può dire niente. Allora, ragazzi, questa è un po' così. Però c'è un'ottima discoverability. Ciao, un'ottima discoverability. Io ho sputato sul microfono, ragazzi, è una cosa che cioè, dopo lo vado a disinfettare. E comunque ha una buona discoverability, quella lì. E quindi diciamo, però il problema è l'ottima discoverability ci sta, è molto, molto relativa. Nel momento che qualcuno vi segnala il canale, non fate più views. Quindi di là mi hanno bannato, poi così, ho avuto una serie di cose assurda e non ho detto una parolaccia. Insomma, non so se avete notato, quando prima c'era la live di TikTok, non mi avete sentito, non mi avete sentito dire cazzo, niente, assolutamente nulla. Ma non è che io voglio dire apposta, vabbè, ci sta nel gaming. No, non sono Masseo, lo capisco, però insomma, così. Il rage moment ci sta, no? Che dire? Ci sta o non ci sta? Se poi dopo dici no, che Italia, stai zitto, non dire mai più parolacce. Siccome Frenzy e Mazinga hanno la priorità su tutti. Cioè il pomodoro stava dentro, praticamente era dentro il pallone. Cioè io prendevo il pallone e poi mi esplodeva ragazzi, ma che cazzo è di qua? Non si va. Ma perché? O si va? Si va? Si va! Dai che si va! E si muore. No, ok, non si va.
Anzi, sta roba del luogo scoperto, ma rotto le palle. Andiamo di qua. Abbiate pazienza. Non mi dica niente. Ma perché sto nell'acqua? Cosa devo fare? Devo nuotare 3 ore. Come il mio canale con canale veloce. Poi dopo ci torniamo, ve lo prometto. Però sicuramente da qui sarà più facile rispetto a dove stavamo prima. Abbiamo 210 metri da fare, li facciamo, e dobbiamo incontrare Tenzo per attaccare la nave di guerriera mongola. Ecco, vedete. Cioè non è che... Altro, i mongoli sono un grande popolo, in realtà. E non so perché poi è stata usata per quella roba offensiva, vergognosa, che, no, di cui io mi dissocio, perché là veramente mi dissocio, non scherzo. Però perché, non lo so, questo... Forse per i tratti somatici, un po' così, credo, può essere, però. Credo che, insomma, dal punto di vista, però, purtroppo. Comunque. Si scende o si muore? 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 Si scende, ok. Il vento dove ci porta? Dov'è Tenzo? Ma arriva molta pubblicità, ragazzi, mi fate sapere se ci siete ancora? Arriva molta pubblicità? Dato un po' di pesce da mangiare a uno. Nel caso faccio una multi streaming e vi metto su Facebook. Non c'è problema, ragazzi. No, veramente io posso fare tutto. Cioè, io sono anche abbonato a un servizio di live stream, quindi posso fare. Cioè, se volete mi seguite su Facebook, non c'è là dove non c'è proprio una pubblicità. Cioè, mi seguite su Facebook. Non lo sto scherzando, ragazzi. Perché a me, cioè, a me ne frega dei giochi, avete capito? Mi interessa dei follower. Cioè, a nessuno. Ragazzi, volete sapere la verità? No, sto pensando una merda. Ragazzi, penso una merda, però me ne frega niente. Spero che Twitch sia così libera come piattaforma che posso dire una cosa. Ok? Ok, se voi rimanete su Twitch, ok? Della pubblicità che voi vedete, che non posso skippare, che non posso togliere perché non è colpa mia là, mi arriva un centesimo, due centesimi. Mi arriverebbe un euro se mi fate il Prime. Se 100 di voi si mettono d'accordo, invece di trollarmi, ma mi mettete il Prime, mi arriva 100 euro per farvi capire come funziona. Ma non mi è mai arrivato 100 euro, perché un massimo 2-3 in passato mi hanno dato il Prime. Vabbè, noi italiani siamo poveri, che ne so, non voglio dire, cioè pure io, ragazzi, cioè io sono 30 anni che lavoro, per questo, cioè, mi sono comprato qualcosina, ma sono 30 anni che lavoro, però, quindi cioè, non è che quando avevo la vostra età non c'avevo una lira. E comunque, euro, vedete, boomer, lira, boomer. Comunque c'è da dire che su Twitch della pubblicità che voi vedete allo streamer non arriva niente, 2 centesimi, 3 centesimi. Se vi faccio vedere le statistiche, c'è un euro, perché i centesimi si accumulano, arrivano un euro, ma basta, 1,50 euro, 2 euro, ma non di più. E questa è la situation attualmente, a meno che donazioni, bits, a meno che no, Prime, abbonamento Prime. Detto questo, siccome a me non mi arriva niente, se voi casomai vi arriva pubblicità, io faccio una multistreaming con destino.io e mi potete guardare tranquillamente su YouTube, o vi consiglio Facebook, che è l'alternativa. Twitch al momento è la migliore piattaforma in assoluto come visualizzazione. Io quando rivedo le mie live si vedono come io vedo la PlayStation. Come io vedo la PlayStation, ok? Così, certo, sta a 1080p e non ha, ma neanche io questo momento non ce l'ho a 2K, a 4K. Ma al di là di questo... Voi vedete assolutamente la qualità buona, perfetta. Quindi Twitch tutta la vita. Non sto dicendo questo. Però se vi arriva troppa pubblicità, fatemelo sapere. Questo vi sto dicendo, che faccio anche le stream, le multistreaming, ma sul secondo canale, perché su questo al momento posso streamare solamente su Twitch, primo canale, e su TikTok. Perché Twitch ci ha dato la possibilità a noi streamer di usare anche TikTok. Perché sto usando anche TikTok. Perché è possibile. Perché non è vietato, se no non lo facevo. Sul secondo canale, dove non sono affiliato, posso fare multi streaming anche su Facebook, è facile, infatti le faccio.
quindi YouTube, Facebook, addirittura un'altra piattaforma si chiama Trova, eccetera, eccetera. Quindi fatemi sapere, insomma, io ragazzi vi ho detto proprio tutto stasera, ma poi veramente da poco vi do pure il mio IBAN, e quindi no vabbè, nel senso si scherza, vabbè, per non dire che adesso il numero di mutande, perché però lì era dissociante. Allora, che dobbiamo fare tutto questo, ragazzi? Perché ok, nel senso, sì. Devo parlare con qualcuno, credo, per sbloccare qualche dialogo. Yasuo è tornato a Tsushima. Se sarà stancato di tutto. Ah, incontra. Dove sta Tenzo? Infatti dicevo, incontra Tenzo, però non lo. Abbiate pazienza, non mi ricordo com'è fatto Tenzo. Dove sta Tenzo? Tenzo? La direzione. Messaggio. Ok, vai. L'aquila dice il vero. Vuoi farmi aspettare, Jim? Sì. La prossima volta non agire così di fretta. Poteva avere tante cose da dirci. Ne ha dette molte. Gli hai dato del bugiardo. Che ti ha detto? Te lo dirò poi. 55, Mazinga, è una buono. È buono, una Mazinga. Il problema è che deve un sacco di più. Sacco, tante. Danni, la nave dell'Aquila ci scoprirà prima di riuscire a poter attaccare da vicino. Tranquillo. Mazinga, comunque se aspetti ti dico tutto. Prenderemo quella nave senza un graffio. Ora riposati, la nave sarà qui tra non molto. Jin di Yarikawa. Salve. Comunque, adesso un attimino, non faccio niente, no, vado da solo, ok. È ora. Hanno portato le scialuppe con ragazzi, parliamo dopo. La nave delle provviste. La nebbia ci sarà favorevole. Se ci vedono arrivare, rischiamo di spaventarli. Muoviamoci. Senti ancora il veleno dell'Aquila? Sarò concentrato, se è questo che chiedi. No. Dicevi che hai delle visioni. Cose da dimenticare. Come quando macchiasti di sangue la canna di seta. Cose molto peggiori. Va bene, vediamo. Qual è la cosa peggiore che è capitata a Jin di Yarikawa? No, dai! Perdere mio padre. Ero con lui in battaglia. Ma quell'altro era offensivo, però, quell'altro messaggio, però. Ci incontrerete. Cioè, che cavolo. Non lo sapevi. Cioè, che poi detta divertente, magari, ma non so il tono, perché non si capiva. Ma credo che era. Vabbè. Comunque, volevo dire un attimo questa cosa a Mazinga. Allora, no, la percentuale attualmente è buona. Assolutamente è buona, 55%. Però il problema è che, dato che. Poi non lo so, cioè io non è che lavoro, non posso sapere sta roba. Dato che secondo Twitch quello che loro ricevono dalla pubblicità, perché dicono che non è targetizzata a differenza di YouTube, ecco, questo ci potremmo fare una live, altri stream ce l'hanno fatte, è perché a me non è che piace tantissimo parlare di sta roba, perché io so tutto come sanno gli altri stream, il problema è che a me piace divertirmi e piace giocare. Poi se faccio cagare questo è un altro discorso, non lo so, spero di no. Però gli altri magari non sono bravi, ve lo dico proprio le cose, ci sta un sacco di streamer che o non sono bravi oppure non fanno numeri come lo faccio io, allora preferisco più la seconda in realtà, perché essere bravi è relativo, insomma. Cioè, che pro player sui competitive, non su un gioco del genere. E quindi, cioè, alla fine scelgo, no? Ragazzi, non mi state vedendo, è grave questa cosa, ma se è un fail. Scelgono, di fare altri tipi di live. Tornando al discorso, dovrebbe essere un rapporto 60-40. Al momento è 55, quindi è ottimo, hanno alzato molto le quote. Il problema è un altro, il problema è che siccome la pubblicità, ti ripeto, non è targetizzata, quindi quello che diciamo arriva, almeno così dicono, poi io, cioè io vi dico quello che Twitch ci dice. Poi che sia vero, io spero che sia vero, non posso, cioè su questo ecco non è che ci posso mettere la mano sul fuoco, però perché sennò dopo poi un giorno non esce che non è vero, dice Go Italia il cazzaro che ci ha detto sta stronzata, no, perché comunque alla fine io questo è quello che vi dico, quello che ci dicono, quello che ci scrivono più che altro. Ok, e quindi la quota del 55%, questo si evince anche proprio dal senso della configurazione che ci informa, eccetera, eccetera. Però secondo questi dati statistici, quello che a loro arriva è, diciamo, poco, e quindi poi loro di quel poco
sul viewer, sulla singola views. Non sto parlando quel poco su 10.000 persone, stiamo parlando sul singolo views, ok? Perché poi Totò diceva la somma che fa il totale, vabbè, lasciamo sta. Boomer, vabbè, Totò, vabbè. Io in realtà lo conosco grazie a mio padre, se proprio vogliamo dire, che okay? Non è che sono boomer veramente, cioè, non sono tutti questi anni, io scherzo perché ovviamente ho qualche anno in più rispetto a altri streamer, però alla fine c'è da dire che questa quota, vi ripeto, che sono comunque sono pochi centesimi, anche se, se ce la vi danno al 55%, ovviamente capite che non te ne fai niente se hai pochi, però dovresti avere non 50, non 100, dovresti avere 1000, 2000, 10.000, quindi quando vedete 10.000, 20.000, cioè 10.000, 20.000 forse un po', 1000, ok, più o meno, 1K, 2K, quello che sia, su YouTube, su Twitch, capite che lì, insomma, poi le sub, quindi molte sub, i prime, eccetera, eccetera. Ma la quota è molto bassa, diciamo in generale, secondo me, per costringere lo streamer a stare sempre online. E quindi vedete molti che stanno sempre online. Io lo so sto online perché mi diverto, perché mi piace, perché finisco i giochi. Infatti non mi vedrete sempre su Fortnite, perché per me non ha senso, che questo è un capolavoro, secondo me. E andiamo avanti. Però questa è la situazione, quindi questo è. E su TikTok è pure peggio. Sa Bergam, Killer, underscore Killer, che spesso mi viene a trovare qua, su TikTok, adesso lo possiamo dire perché TikTok è chiuso, che sennò veramente la bannavano. Cioè su TikTok avrà guadagnato, ma così mi ha detto, mi ha fatto vedere pure in realtà uno screenshot, cioè avrà guadagnato 30 euro, che è molto di più di un euro ovviamente, ma capite, su 14.000 views a live, cioè significa niente. Attualmente la piattaforma che paga di più sulle views è YouTube, però lì dovete fare dei contenuti proprio della Madonna, cioè dovete fare editing, dovete fare roba divertente, roba che se avete 40.000, 50.000 views su un video guadagnate anche 400-500 euro. Penso di essere mostrato molto esaustivo, poi sarebbe bello fare una live su sta roba, se volete la facciamo, se vi interessa, e vi spiego un po' di altra roba. Ci accogliamo questi mostri sull'isola di Iki. Forza! Sei nei guai! Dobbiamo un attimo uccidere sto santone qua, lo sciamano. Ciao sciamano. Vai, Eccone altri. Eliminateli, non attiriamo l'attenzione. Guarda, Mazika, la prossima live la disattivo proprio, perché tanto non ha senso. Cioè io voglio fare le cose che mi dice di fare Twitch, però a questo punto veramente io non lo sapevo sta cosa. Grazie di avermelo detto. Non sai quanto ti ringrazio di avermi detto sta cosa, perché magari se non me la dicevi non l'avrei mai saputa. Quindi cercherò di disattivarla, nonostante poi mi uscirà la scritta del tipo non è quella consigliata. Però dello sciamano esalta i guerrieri. Ma lo sciamano non era morto? Ovviamente questo, cioè il problema sapete qual è? Cioè vi mettono la pubblicità anche per invogliarvi a fare la sub, perché voi vi fate la sub, se voi fate la sub la pubblicità scompare. Se voi fate la sub con un prime o la sub normale, la pubblicità non ce l'avete più, zero. E quindi però non è che lo decido io sta cosa, lo decide Twitch. E quindi è invogliare, però il problema è che noi in Italia siccome siamo messi male, invece in America sapete che, perché dovete pensare una cosa, non so, mi state ascoltando, datemi un feedback, perché è difficile dirvi sta cosa complicata, cioè complicata no, è giocare, quindi se non ci siete non ve la dico, quindi ditemelo per piacere se ci siete. Dojo tua sorella, tanto Dojo anche a tua sorella, me la saluti. Ok, bene, grazie.
Cioè, ti stavo dicendo, allora, Twitch è una piattaforma a me. Così. La posta è nostra. Vediamo se, così vedo anche quando lag c'è. Oh no, la nebbia si dirada, ci vedranno arrivare. Twitch è una piattaforma a me. Arrivano! Attenzione. Indietro! No, posso raggiungerli ed eliminare i cannoni. Ti faranno saltare in aria. Forza, G. Vediamo cosa sa fare un samurai. Occhio al cannone! Destra giù! Ok, abbiamo un problemino. Comunque, esatto, c'è molto lag. Nonostante ho messo... Ecco, questa è la cosa che mi fa girare le palle. Perché io ho configurato bassa latenza la chat. Quindi dovrei arrivarti dopo un secondo. O magari... tu non riesci a scrivere, ma non ci credo. Ok, è americana. In America è normale dare le tip, cioè pagare. Cioè, se il cameriere ha fatto un buon lavoro, tu lo devi pagare. Cioè, non è che non esiste che il cameriere tu non lo paghi là. Cioè, gli devi dare la tip. Se tu non lo paghi, lo dico, amici miei, sono stati in America, me l'hanno raccontato. Se tu non gli dai i soldi, cioè il minimo, anche un dollaro, due dollari, non so, quello ti ritorna indietro, cioè ti dice: ma scusi, ma perché non, forse ho fatto un lavoro di merda, forse vi ho servito male, non vi ho servito bene. E questo in Italia non esiste, perché in Italia siamo pagati, cioè non, di solito il cameriere non lo paghiamo. Poi se la mancia, sì, ce la vogliamo dare, la diamo lo stesso, ma di solito non, cioè, avete capito? E quindi funziona così. Il Twitch, che è una piattaforma americana, cioè ha lo stesso tipo di atteggiamento. Cioè, voi dovreste dare la mancia allo streamer. E quindi come la date coi bits? Per questo funziona così. Voi magari non ci avete mai pensato, perché non avete associato a come funziona all'America, a come invece funziona Twitch. E quindi i bits, oppure la sub. Ma in realtà, perché si basa sul modello americano, che funziona però. Ed è un grande modello. Io adoro l'America. E se avessi la possibilità di avere la green card, ci andrei subito. Anche perché sapete un po' l'informatica è andata là. Però il discorso che ma adesso moriremo malissimo, perché non ho capito che cazzo dobbiamo fare. Come al solito. Cioè, so girare ragazzi. Ah ok, di qua non si va. Vabbè, grazie del feedback, gioco. I predoni sanno chi sei. Ti conducono in una trappola. Ho capito. Tu non sei reale. Credo che dobbiamo andare di nascosto così, Credo, Quando morirai, i predoni. Però siccome purtroppo, ragazzi, io non scherzo. Allora, c'è il mio follower. Cioè, veramente mi dispiace. Poi abbiamo un attimo, c'è stato un attimo misunderstanding. Però purtroppo, diciamo, vabbè, lì ci sono altri problemi. Però mi ha raccontato che, insomma, praticamente c'è, insomma, sono problemi molto gravi economici, insomma. E quindi c'è, capite che c'è gente che che non ha lavoro. Ma io pure io guadagno pochissimo, per esempio. Cioè io lavoro in una multinazionale informatica, ragazzi. Lo dovete sapere. E guadagno 1400 euro. Col bonus arrivo a 1500. Ma è ridicolo, perché io ho 30 anni di esperienza. Eppure è così. Ma non è che mi sono messo a fare sta roba perché ci volevo guadagnare. Vi sto dicendo la verità. Quindi in Italia gli stipendi sono bassissimi. Quindi che io che sono informatico, ho 25 anni di esperienza, scusate, e guadagno pochissimo, immagino che molti di voi o genitori, cioè, hanno problemi economici. E quindi capite che tanti soldi non ce l'abbiamo in Italia. Per cui dare il tip allo streamer, cioè, non è una cosa che si può fare facilmente, specialmente. E quindi capite che per questo Twitch non funziona in Italia. E per questo purtroppo uno dovrebbe streamare in lingua inglese. Però sta tutta sta roba, nessuno ve lo dirà mai. Vi sfido ad andare dai Bob M89. Sono bravissimi, ma tutta sta roba non ve la diranno. Perché sono argomenti scomodissimi. Non ve la diranno. Vi do io 100 euro, veramente datemi l'IBAN, vi do io 100 euro se trovate streamer che vi dicono sta roba. Non ve la trovate.
Però vi dicono tante altre cose utili, eh. Attenzione, quelli che vi ho citato dicono tante, sono, uno è un grafico. Cioè, sono, io stesso ho imparato le cose da loro. Quindi assolutamente il mio rispetto, massima ammirazione per queste persone. Però non vi dicono la roba, la merda, diciamo così, non la dicono. Non ve la dicono, magari ve la dicono in privato a pagamento, questo non lo so. Magari sì, magari se voi li conoscete, magari vi dicono. Io no, tranquillo, cioè, io assolutamente non c'è problema. Così funziona. Ragazzi, ci rimangono i cannonieri, quindi andiamo sopra. Quindi direi che abbiamo fatto un po' di pulizia sotto. Andiamo a fare pulizia sopra. Scusi. Vabbè. Aiuti persone che disprezzano il nome di tuo padre. Ma fatti i cazzi tuoi. Quando morì, eri troppo debole per salvarlo? Vabbè, niente. Non fu colpa mia. Sì, lo so, ma è un casino. Ci ho pensato io un sacco di volte. Però quello che io vi consiglio, ragazzi, non me ne volete, io mi chiamo GoItalia, tutto quello che volete voi. Quindi assolutamente è che sto contro l'Italia, ci mancherebbe altro. Però se non avete conoscenze in Italia, vi consiglio di insomma, di vedere anche altri lidi, diciamo così. Di valutare, ecco, assolutamente di valutare. Sai che dovete per forza. Valutate. Ma i cannonieri dove stanno, ragazzi? Abbiate pazienza. Cioè, dove cazzo stanno questi cannonieri? Che i cannoni li continuo a sentire. Senti, stronzone. Stronzo, scusatevi, abbiate pazienza. No. Calmo, stai calmo. Lo asciottiamo? Si sono svegliati, bravi. Vi siete svegliati? Buongiorno. Vi porto la colazione? Caffè? No, c'ho sempre tua sorella. Porto la bua? Non lo vedo più. Porca. Non lo vedo più. Non lo vedo. Potrei tirare a caso, magari lo becco, ma non lo vedo. Però in effetti. No. Nine. Non lo vedo. Allora, andiamo di là. Credo che. Non lo so, vediamo un attimo. Vediamo se il neurone di GoItalia funziona stasera. Vabbè, l'ho telefonata sta donazione. L'ho leggermente telefonata, grazie comunque. No, mi vado a rivedere la mail e poi mi sparo. Ma se scherza, non ho armi in casa, non vi preoccupate. Attenzione. Ho detto la mail? La live? Ho detto la mail, ragazzi, ho detto la mail, ragazzi. Ho pensato quattro cose. Vabbè, sì, mi sa che ho sbagliato a parlare. Vabbè. Ah, però comunque così funziona, non è. Cioè, capisco che sembra una paraculata, ma non è così, è la verità. Solo che questa roba non è che la voglio dire sempre in live perché. Perché poi mi rompo. Però ho visto che Mazinga mi segue spesso. Ho visto che insomma Frenzy pure insomma mi ha seguito, anche se poi dopo a scuola, gli orari e tutto. E quindi mi sono voluto aprire con voi due, ragazzi. Perché il progetto GoItalia è nato come un esperimento, però io già prima streamavo e comunque pubblicavo video su YouTube, quindi su YouTube comunque pubblicherò sempre video.
Video di gameplay su YouTube li troverete sempre, sempre, sempre. E appena mi arriva la fibra ottica pura, che al momento non c'ho, li pubblicherò in 4K. E il problema è che mo non li posso pubblicare. Perché non c'ho la fibra pura? E per caricare un video di 20 giga, cioè, ci sarà una vita. Io ci sono sempre, solo che ci sono giorni che non posso perso tanti compiti. Immagino, Franzi, immagino. Cazzo, io voglio capire, sti cannoni figli di buona donna, dove cazzo stanno? La nave, c'era la nave di là. Ok, la nave, stava la nave, cazzo, un attimo il neurone che è tornato a farmi visita. Perché vedete, come voi ogni tanto mi viene a trovare, anche il neurone ritorna. E che ci sta la nave, ok. Quindi noi dobbiamo andare verso la nave, o no? No! Ma porca, quella di una porca. Una porca. Ok. Poi cerchiamo di non esagerare. Devo cercare di non esagerare perché Frenzy è piccolino. Che l'altra volta ho detto cioè, che odio leccaculo. E Frenzy mi ha risposto che cosa significa. E poi, siccome sapendo che insomma lui. E poi non so, manco se lui legalmente potrebbe stare su Twitch la tua. Però io faccio finta che non lo so. Non è che so far poliziotto, però diciamo che. Tranquillo. Però, insomma, no, evitiamo di dire cose troppo sconce. La nave è questa qua in realtà, però voglio dire, dove cazzo stanno? Cioè, vabbè. Cioè, in realtà, vabbè, ragazzi, scusate, non lo so. Un attimo delle faianges. Ok. Allora, l'esplosione avviene là. Ci sta una cambusa segreta, che cazzo ne so, c'è qualcosa sotto. Eh sì, perché i colpi partono da qua e ci sarà qualcosa sotto da aprire, però non vedo. Al momento non vedo. Potete dire tanto, non mi fa niente. No, tranquillo, si scherza, però. Censura. No, penso che se lo scrivi non te lo fa scrivere, penso che te lo censuri automatico. Perché ho dovuto aumentare la moderazione. Perché mi sono entrati dei troll nei troll che mi dicevano: no, ti scopo la mia ragazza, ti scopo la tua ragazza, mi scopo tua mamma, capito? Cioè, cose assurde. Allora mi sono rotto il cazzo e ho detto: vabbè, aumento la moderazione. E quindi là, vabbè. Scopo nel senso, prendo la scopa e pulisco, capisci, Fred? Assolutamente nulla di altro, però siccome non mi è piaciuta comunque come espressione, e quindi alla fine ho deciso di aumentare la moderation. Però ragazzi, sono imbarazzato perché non ho capito che cazzo devo fare, perché mi dice i cannoni di tua sorella, ma dove stanno? Ma stanno sotto, sopra? Ragazzi, mo vanno nell'acqua, cioè che cazzo ne so. A dove stanno battisti i cannoni maledetti? Lo so cosa vuol dire. Faccina non impressionata. La mamma lontana e vedo il cannone da dove parte. Parte da qua. Ebbene. Ok, grazie al cazzo. Lo avevo capito. Ma fa che si è glitchato il gioco. Non è la prima volta che mi capita. Ok, seguiamo la scia. Figlio di puttana, scusatemi, la possiamo dire, siamo su Twitch. Quindi sta là sopra. Ok, vabbè, allora andiamo, saliamo la roccia. Uccidiamo quei tre stronzoni e chiudiamo la partita. Ragazzi, però io sarò pure rinco, però ma manco voi ve ne siete accorti, non lo so, vabbè. Ah, ho capito, cioè giustamente, meteorite che cade, che figata. Facciamo sta live del meteorite. Live del meteorite, vabbè, per bene, vabbè. Vabbè.
Andiamo a uccidere questi pezzi di merda. Bene, pazienza. Dai, sali. E c'è la sciatica, porca pu... Vabbè, dobbiamo trovare il punto d'appoggio della... Punto d'appoggio. Vediamo, vediamo un attimo. Forse ho capito come salire. Ah no, siamo già qua. Tutto bene, ragazzi. Scusi. Affanculo. Ragazzi, quanto è bello. Ma quanto è bella la mossa quando fa la. Quando gira una volta e gira la seconda volta e fa una giravolta. Cioè. Bellissimo quella mossa, non so se l'avete notato. Figata quando fa quella mossa, cioè. Una cosa assurda. Vedete questa qua. È bellissimo, cazzo. Ma colpo di grazia, fammi la colpo di grazia. Ce ne hai messo per far tacere quei cannoni. Volevo darvi una pausa per riprendere fiato. Che gentile. Oh, che ti succede? Combattiamo fianco a fianco, poi all'improvviso quasi mi sfidi a duello. Non ora, samurai. Abbiamo da fare. Finiamola qui, ne parleremo dopo. Verso la nave da guerra dell'Aquila. Speriamo che non si accorgano che ci sono i predoni al comando. La speranza non basta. Dì ai tuoi uomini di nascondersi una volta vicini alla nave. Una nave vuota invece non desta sospetto. Ci darà il tempo di oltrepassare la gettata dei loro cannoni pesanti. Aspetteremo che ci abbordino loro. Poi attacchiamo e incendiamo la polvere da sparo per sventrare la bestia. Spero il tuo piano funzioni, Jim. Grande da vicino. Ci sono addosso. Attacchiamo subito. Non ancora. Poi vi devo fare una domanda, e dovete rispondermi sinceramente. All'attacco! Spedite quei bastardi in fondo al mare! Cazzo, forse battaglia finale, non lo so. Dall'epicità di sta roba, io credo che sia la battaglia finale, però non vorrei sbagliarmi. Gli amici di TikTok non vedranno mai, ahimè. No. Adesso. No! Ma cazzo vai! Comunque ragazzi, tecnicamente Twitch è la migliore piattaforma dove streamare. Non è un caso che io lo uso. Utilizzano tecnologia NVENC di Nvidia, quindi cioè tecnicamente è la roba superiore. Per questo, se voi andate a vedervi le mie live, vedrete proprio la qualità anche della 3080, certo a 1080p, questo ve lo come dire, ve lo appoggio, insomma, noi ne abbiamo a 2K, 4K, magari un domani sì. Però è la qualità più assoluta dal punto di vista tecnico, perché utilizza dei codec, non so se sapete cosa sono codec, comunque diciamo tecnologia Nvidia, ha veramente è un'altra cosa. Anche YouTube la dovete caricare il video, ma non riuscite ad avere la qualità streaming
o comunque, no? Ma sicuramente non su TikTok, lasciamo stare, la qualità è diciamo, non... quindi assolutamente da questo punto di vista qui c'è tutta la vita. Poi ci sono altri problemi, vabbè, però vabbè, c'è rotto le pelotas, però tesoro, vedi di morire male subito adesso. Abbiamo preso quello che stava davanti. Vabbè. Vai. Vabbè, vediamo questi due stronzoni velocemente. Ehi, assorda. Scusate. Oh. Ah, ok, grazie. Non dicevano dojo. Ero abituato. Se vi è piaciuta questa kill. Ok. Vabbè. C'erano i parenti qua sotto che stavano a mangiare cenone di Natale. Li abbiamo disturbati e giustamente mo stanno incazzati. Vabbè. Che vuoi fare? Ah, la domanda arriva. Vabbè, la domanda è stupida. Voi il gameplay preferireste guardarli con o senza green screen? Cioè, con green screen come li pubblicavo prima? Ci stanno, li trovate, li trovate dappertutto. Scusi, mi ha disturbato. Non si rende conto? È grave errore che ha fatto. Ma mi ha fatto incazzare, però. Jane, dai fuoco alla polvere da sparo. Sì, lo stavo facendo. Torniamo alla nave o saltiamo in aria. Via. No, no. Che per esigenze. Per esigenze di costi mi sa che devo tornare con gli iscritti. Ora riprendiamoci Iki. Perché c'ho non so quanti watt c'ho di led qua dietro. Sfuggiremo all'eterna ruota della sofferenza. Quindi. Purtroppo. Me lo dico proprio. A me piace il cuore perché ho rifatto lo studio proprio perché. Molti usano il green screen proprio perché dietro. No, cioè magari ci hanno per dire crocifisso con i libri. No, crocifisso, vabbè, si intende nel senso, vabbè, la cameretta, vabbè, mo. Non dovevo dire crocifisso, mi sono scordato, ragazzi, scusate, crocifisso credo che sia, della vostra religione, a me della religione non me ne frega niente, nel senso. Potete fare quello che volete, ma è il concetto. Ben fatto, Tenzo. Penso che Fune sarà contenta. No. Lei ci scuoierà vivi entrambi. Di che stai parlando? Dimmelo tu. Lord Sakai, un accenno al tuo vero nome e chiunque in questo rifugio si metterà in fila per ammazzarti. Di il mio nome, costringimi a difendermi. Questo è quello che vuole l'Aquila. Samurai e predoni che si annientano a vicenda. Sa che siamo una minaccia se collaboriamo. Stronzate! Chi ti ha detto che sono un Sakai? Il mongolo che hai interrogato? L'Aquila voleva che tu lo sapessi. Tutto questo per essermi fidato di un dannato samurai. Sono cresciuto qui. Qui imparai a nuotare. Aiutai a costruire le case. Mi ruppi un braccio cadendo dal muro. Io lo levo sempre. Per fare colpo su mia moglie. Eri sposato? Anni fa. Morì di parto con il bambino. Fune mi stette accanto. Questa è la mia casa. Loro sono la mia famiglia. Se scoprono che ho portato qui il figlio del macellaio di Iki, per noi due è finita. Ci daranno in pasto ai granchi. Non succederà. Rimarrà tra me e te. Siamo complici allora. L'Aquila oggi ha subito ingenti perdite. Possiamo salvare Iki se lottiamo insieme, ma questo è solo l'inizio.
Voi samurai, e i vostri discorsi. Riferirò a Fune del nostro successo. Quando sarai pronto, ti vorrà ringraziare personalmente. Non ne sono sicuro. Fa attenzione, Tenzo. Anche a quello che dici. Anche tu. Jin di Yarikawa. Tenzo è fumino, come vogliamo dire. È bello. Vabbè, ragazzi, ci sta il bot che ho configurato come Stream Element. Prima ero affiliato, lo devo levare, quindi vi chiedo ovviamente scusa. Con Steam Element io ero affiliato a Amazon, però posso ancora ritornare a fare la richiesta. È un sito che ho fatto una mezza giornata, saxando, appunto, vabbè, sai, perché poi lo chiamerò GoItalia, ok? È un nome provvisorio, un vecchio progetto, un vecchio sito che ho fatto, vabbè, lasciamo stare. Però è un vecchio sito dove però ci ho messo shopping online, insomma è un sito dove potete magari trovare CPU, schede grafiche, nel senso ovviamente, però tutte cose Amazon, quindi link Amazon, però non sono più affiliato a Amazon, quindi al momento poi vediamo se ripristiniamo questo sito e magari lo chiamiamo con il nome GoItalia e non saxando.wixsite. Punto, chiusa sta roba del sito. Poi non so che cosa mi avete chiesto, niente più. Vabbè, comunque beh, poi il link link Steam, vabbè, quello c'è se da PC, credo, non so se da cellulare funziona, ma se da cellulare c'è un link Steam, se funziona ancora, dovrebbe funzionare, non ho cambiato Steam, e lì dentro c'è l'elenco con tutti i giochi di Steam, che magari qualcuno di voi dice ma c'è questo gioco qua, vorrei portarlo, quindi per avere anche il vostro feedback. Detto questo, vi ripeto, Green Screen io l'ho usato per tanto tempo perché, ripeto, dietro c'era un macello e ho rifatto lo studio ad agosto da zero, ho fatto un sacco di video su YouTube, addirittura su TikTok, perché poi i lavori sono durati quasi un mese, non sono andato in vacanza per fare sta roba, non mi sono fatto neanche un bagno veramente, lo sto scherzando, perché mi sono dedicato anima e corpo a questa cosa, ho fatto dei sacrifici che ho fatto, ragazzi, incredibili, però non mi è ritornato nulla. Quindi figuratevi quando mi entrano i troll che mi sfottano quando mi possono far girare le scatole, però vabbè, non fa niente, ci sta, fa parte del gioco. L'arena chiama. Vuoi mettere alla prova le tue abilità? Il torneo è aperto a tutti. Fate duelli durante un'invasione? Hanno tutti bisogno di divertirsi in tempo di guerra. E poi usiamo i Bokken per non farci male. Io mi batto solo se ho uno scopo. Vuoi uno scopo? I nostri premi sono ricchi. Basta che tu vinca. Se sei interessato, i contendenti... Ragazzi, vi interessa sta roba? Non me ne frega niente di stare del torneo, perché... Per a me non lo so, è metà e metà, 50-50. Per la katana ti chiameremo Bokuto. Bokuto? No, Bokuto no. Stile, vabbè, Bokuto. E debolezze. Sfida un contendente. Avrei voluto un nome più cazzuto di Bokuto. Cioè, non so perché. Siamo da ragazzi, due ore. Se faccio una pausa tipo di 3 minuti, voi ci siete o no? Chiedo 2 minuti. Oppure devo fare, facciamo proprio start e stop. Però non so se poi vi crescia, vi cade. Magari tolgo la pubblicità a questo punto. Non so se, ma infatti sto pensando la stessa cosa, ho pensato, sinceramente. Anche perché abbiamo ancora il Forte Sakai, quindi il DLC non è finito. Non mi sembra finito. No, non posso lasciare la live aperta perché mi deve generare un altro VOD, perché io poi vi dico proprio le cose come stanno. Io praticamente i VOD poi li passo su YouTube, anche se poi effettivamente questo VOD c'è stato, non c'è stato tutto, no, vabbè, gameplay c'è stato, però non era puro come piace a me, però io sarai debole nella tecnica. Do anche la priorità a voi, quindi mi divido. Questa katana è da guerra, per te ne uso una di legno. Una volta impalai un uomo con una spada di legno. Avevo 13 anni.
E te ne vanti ancora? E quindi se mi durano già allora basta con il passato. Sono 40 minuti fuori. Poi tempo massi i video di YouTube devono diventare devono massimo durare un'ora, ecco, non è 20, non è mezza. Presentiamo però, il primo. Però vabbè, ormai abbiamo sforato. Il brutale predatore. E poi calci e pugni sono ammessi. Poi a Twitch non piace che non posso lasciare la live con la sedia vuota. Questo non va bene. C'è tante cose, ragazzi, poi un giorno vi racconterò tutto, però come io purtroppo capisco pure che tante cose non le sapete. Però posso fare salto e stop. Nessuno me lo vieta. Nessuno mi vieta di fare 24 di live, attenzione. Ci sono colleghi streamer che vi pubblicano che dormono. Cioè nel senso che gli fanno le live dove dormono. Fermi, separatevi, punto per Kai. Attenzione. Poi la palla sta cosa così però. Pausa, un passo indietro, punto per Bokuto. Avanti. Fermi, separatevi, punto per Bokuto. È manco facile, non è manco facile. Procedete. No, questa non si può parare. Un passo indietro, punto per Kai. Vaffanculo a me. Continuate. No. Fermi, indietro, punto per Bokuto. Va bene, grazie. Procedete. Fermi, separatevi, punto per Bokuto. Ho recuperato, ragazzi, ho recuperato, vero? Continuate. Yes, baby. Il vincitore è Bokuto. Grazie. È solo fortuna. No, mi sono impegnato nei mortacci tua. Allora. Ma guarda, c'è cioè, solo fortuna, come si permette? Uno schiaffo. Allora, ragazzi, io vi lascio. Ma veramente 2 minuti. Tempo di alzarmi perché c'ho il sedere tipo che è diventato un mattone. Quindi devo sgranchire veramente, non sto scherzando. Anche voi fate la stessa cosa, se siete seduti. Quindi, guarda, no, è che mi dissocio da quello che sta facendo questo. Anche se so che dissocio, però non so, mi fa schifo, faceva comunque schifo. Oggettivamente. Insomma, è un vomito. Vabbè. E comunque. Non vai lontano con la lama smussata. Vabbè. Quell'armatura servirebbe una bella lucidata. Ma che cazzo sei a dire? Io ho tutto potenziato al massimo. Oh, bella. Cioè, tutto potenziato al massimo. Quindi niente, ragazzi. Cioè, se tornate ci siamo. Mi dispiace solo che siamo sempre pochissimi. E mi dispiace che su Twitch non si possa condividere live, mentre TikTok sì. Questa è una delle poche cose che mi piace di TikTok. E nulla, ragazzi. Ci vediamo fra 2 minuti. Quindi... ok? Va bene? Datemi un feedback, lanciatemi una cerbottana, però un pomodoro, un pallone, ci siete? Lo gioco lo finiamo, Ragazzi, quindi non è che dice no, poi no. Se ce la fate, se vi legge la pompa, anche a voi. Che è sta cosa? Che dice? Ah, esci da rifugio. Quindi ragazzi, niente, ci becchiamo fra pochi secondi, ragazzi, il tempo vado di là, faccio una cosa, vado un attimo a fare una cosa, due cose e torno, ok? Ma grazie del pomodoro, finalmente mi tira il pomodoro in faccia, finalmente posso dire che mi tira il pomodoro in faccia, ho fatto carriera, ragazzi, veramente questa è la carriera che volevo. Ragazzi, ci vediamo fra pochi secondi, abbiate pazienza, fateci tipo 120 come fate in televisione. No, veramente, non sto scherzando, comunque saranno anche di meno, ok? Continuiamo, e mi raccomando, poi la notte continua con Aloy, quindi finiremo sto DLC, perché lo finiamo sto DLC, in maniera molto molto veloce, come piace a noi, e dopo che abbiamo finito questo DLC, fra l'altro la telecamera non c'è, ragazzi, avvisatemi, perché quindi sono un po' rinco, e quindi dopo che abbiamo finito questo DLC ci dedicheremo a Aloy, che insomma si sente tanto sola, mi ha mandato la mail, cioè, ecco, mi ha mandato la mail, ha detto quando cazzo torni con Italia, che senza di te non posso stare, e quindi siamo la nostra Aloy
che sta qui. Quindi, siccome la nostra Loi che sta qua, vedete com'è triste? Vedete com'è triste? E insomma, la nostra Loi ci sta aspettando. Torneremo con Horizon Forbidden West, come abbiamo finito il DLC. Quindi la notte di Coitalia non si ferma. Ragazzi, tornate e noi ci vediamo al prossimo video per gli amici YouTube, ma con voi ci vediamo fra pochi secondi. Ciao. Thank you.